Buongiorno dal parcheggio di Canicattì, dove non si è dormito un'acca. Alle 5 eravamo già svegli stamattina, c'erano i cani che ululavano, la gente che parlava. Ehi, tu cosa ne pensi del parcheggio di Canicattì? Non mi hanno fatto dormire tutta la notte. Addirittura tutta la notte? Mamma mia, non ho tataccia. Perfetto, siamo partiti da Canicattì, non vi abbiamo fatto vedere nulla perché siamo praticamente volatilizzati e stiamo andando a Naro. Dicono che è un borghetto meraviglioso in cima a questa montagnetta. Andiamo a vedere com'è. Siamo appena arrivati qui a Naro e già ci piace perché è un borghetto tipico antico. C'è il castello che è là sopra e la chiesa. Quindi andiamo a vedere. Ci hanno detto che è abbastanza difficile arrivare perché è abbastanza intersecate sono le strade, ma noi ci proviamo. Mamma mia, e ancora bisogna salire per il castello. È lunga, ma ce la faremo. No, con la macchina potete anche salire. E con Fabio invece basta? Sì, sì. Dove siete? Dove siete? Mamma, stessa parola! Di Castelvetrano, all'altra punta di paese. Sì. Perché sono da pennoni gli strati? No. Castelvetrano. No, poteva anche salire, ma se appena strada salivano. Certo. Anche di qua si può salire pure. Ma è aperto oggi il castello, è no? Ora vedremo. Uno saccio, va. Ce ne si girate? Ora guardate. Controlliamo. Sì, anche di qua potete sì. Ok. Vediamo com'è. Grazie, gentilissimo. Niente, buon lavoro, sale. Allora, c'è questa sala da visitare. Vi apro il primo piano. C'è una sala con una mostra dell'abito antico. Dopo riscendete, fate quella scala. All'interno c'è una scala interna, vi porto sulla terrazza. Ok, grazie. Paese di Naro, il lago. Nota
trovate l'ennesimo scempio urbanistico. Questo è un paesino molto antico, barocco, fatto tutte di casette piccine, coi tetti spioventi, le tegole. Lì vedete una chiesa antichissima, di fronte cosa ci hanno costruito? Un palazzo a 6-7 piani che è un autentico obbrobrio. Ecco, questa è speculazione edilizia che lascia senza parole, come sempre. Le adoro queste casette così, fanno impazzire. Buongiorno. Ciao caro. Buongiorno. Bel panorama da là, ormai ci sei abituato tu. Fai bene, beato te. Bel paese, sì. Guarda. Inizio. Ci sono un sacco di casette in vendita perché, beh, lo sapete, questi paesi si stanno spopolando, la gente si muove verso le metropoli, però sono dei paesi meravigliosi e sarebbe davvero il caso di invece ripopolarli. Ci godiamo intanto i lati positivi, visto che per questi paesi possiamo girare senza mascherina, tanto praticamente ci siamo solo noi e pochissimi altri abitanti che incrociamo di rado. Siamo arrivati qui a Palma di Montechiaro, ma non riusciamo a trovare un posto dove fermarci, perché praticamente nel centro storico non puoi andare perché ci sono le stradine piccolissime. Ah, qua c'è la scuola. Forse qua non è bellissimo, però. Parcheggio tattico, Marlino, Monastero delle Benedettine, top! Grazie, grazie mille. Voi. Ma il monastero è visitabile? No, ci vuole la guida. Ah, ci vuole la guida, ho capito, va bene, grazie. Mi trovo solo qua, lasciando può andare. Certo. Va bene, grazie. Grazie, salve. Grazie a voi. Siccome questa è una clausura, le suore preparano tutti questi buoni dolci qui e tu poi scegli, loro ti mettono il dolce che tu desideri lì e ecco qui il nostro. È a base di arancia. Saranno deliziose. Poi facciamo sapere com'è. C'è le scorze dell'arancia e poi si sente la mandorla. Non so se lo vedete. Veramente buono. Brava le suore di clausura. Per dire. Quindi il dolcino mangiato. Barbara se ne è mangiati due, bensì due. Brava Barbara. Piccolina ma mangia. E raga, bella col tramonto.